Siamo con il presidente Dinisi. Presidente, Cerignola è approdato ai quarti, sicuramente grande prestigio per la Dacia Cerignola, visto che si tratta di una fase nazionale. Beh, il risultato è quello che conta oggi. Sicuramente il prestigio non è per l'Audace, ma è per la nostra città. Non essere riconoscenti al lavoro che hanno fatto i ragazzi, il mister e anche la dirigenza, perché con tutti i problemi che abbiamo avuto, anzi che stiamo ancora continuando ad avere, questi risultati dovrebbero scemare ogni dubbio sulla bontà e sulla serietà di questa azienda. Ecco, lo devo chiamare azienda perché oggi l'Audace Calcio Cerignola non è solo una società che, ahimè, viene chiamata società impropriamente, ma è un gruppo di amici che si stanno sacrificando, a partire dal magazziniere, a finire al direttore generale, al sindaco, che comunque collabora con noi in questo momento. E poi è pur vero che non ci sono quelle grosse possibilità, però stiamo facendo sacrifici tutti quanti insieme. Stiamo anche coinvolgendo la squadra, il mister, la dirigenza, anche voi che oggi state facendo questa intervista in uno spazio di fortuna, perché non abbiamo gli elementi come le squadre importanti, altisonanti, che hanno la sala stampa a disposizione. Noi abbiamo la necessità di dire: abbiamo un'ottima squadra, stiamo facendo un bel campionato, abbiamo ahimè qualche defiance quando avviene, non è sempre colpa nostra, qualche volta anche colpa di chi ci arbitra, perché non ho mai detto che gli arbitri sono gente inesperta, ma quest'anno in alcuni elementi abbiamo avuto elementi di sistemi di arbitraggio che hanno compromesso seriamente la partita. Devo dire soltanto un'altra, ad onore del vero, che oggi, nonostante la sconfitta di domenica, che è stata una sconfitta pesante, ma era dovuta a situazioni che sia io che il mister sapevamo, di gente in infortunio, gente ammalata, gente con la febbre a 39, è un arbitraggio che ci ha messo del suo tantissimo. Cioè, adesso oggi è venuta fuori quella grinta che la nostra squadra ha e sa di dover tirar fuori in momenti importanti. Il risultato, al di là del numero dei gol, non è questo. Il risultato è che oggi la squadra ha messo in campo i propri valori e si è visto, non ce n'era per nessuno. È arrivato il risultato del ricorso contro il San Severo, è stato respinto. Ecco, cosa ne pensa a proposito? Ma credo che la decisione della federazione era quasi certa, perché si tratta di una decisione che viene presa a Roma e non certamente a Bari. Si immaginava che si sarebbero passati la palla, adesso vedremo a Roma cosa verrà fuori. Grazie Presidente. Siamo con mister Pizzulli. Il Cerignola torna a giocare al Monte Risi e torna bello. Sì, questa mi sa sia la 11ª vittoria consecutiva in casa. E quindi effettivamente noi in casa, qualcuno dice, ci trasformiamo. In verità noi siamo una squadra fatta per costruire gioco, per cercare di giocare a calcio. Anche oggi abbiamo provato, nonostante, devo dire la verità, la squadra avversaria, che avevo già visto, non era sicuramente una squadra così importante, però vincere le partite non è mai facile, basta vedere quello che è successo a Terlizzi domenica scorsa o in altri campi. Quindi oggi noi, è stato l'approccio, è stato eccezionale. Penso insomma che il primo tempo, come ogni volta, non riusciamo a chiudere subito la partita, perché anche domenica scorsa sull'1-0 potevamo chiuderla e non l'abbiamo fatto, a Gallipoli potevamo chiudere, non l'abbiamo fatto, e altre partite, siamo così, anche oggi l'abbiamo tenuta viva fino al 3-0, però devo fare i complimenti ai ragazzi, è qualcosa di importante, capisco l'ambiente, capisco relativamente. Purtroppo c'è stato questo in campionato, ci abbiamo preso questa distanza dal Molfetta, che è aumentata domenica scorsa. Posso assicurare tutti che l'esempio del Bicelli dell'anno scorso ci deve anche fare un po' ragionare. Bicelli aveva 28 giocatori in rosa, il girone di ritorno è praticamente quasi scomparso, perdendo a Vieste, perdendo a Fasano, regalando, ma non regalando, perché purtroppo mentalmente ogni tre giorni diventa sempre più pesante. E poi io vedo quanto i ragazzi ci tengono a questa coppa.
perché parliamoci chiaramente, insomma, sono altre quattro partite che ci separano da un traguardo importantissimo, ma nello stesso tempo sappiamo che 5 punti dal Molfetta sono tanti ma non sono irrecuperabili. Noi, ciò che mi interessa di più ora è capire i ragazzi come stanno, chi ha avuto qualche problema, vedere un attimo come va. Gigi oggi penso ha recuperato completamente la salandra dal problema che non mi ha permesso di schierare domenica scorsa, anche chi era febbricitante oggi l'ho recuperato. È una squadra che chiaramente non ha una rosa, oggi avevo 3 under in campo e ne avevo 4 in panchina, e quindi voglio dire è una squadra che va applaudita per quello che sta facendo. Cerignola è fra le 8 squadre più forti d'Italia, diciamo così, possiamo dire quindi che punta più alla Coppa Italia che al campionato? Punta più alla Coppa Italia, è chiaro che noi sappiamo che la Coppa Italia basta avere una concentrazione massimale in queste 4-5 partite, puoi arrivare anche in finale e trovare magari una squadra, la Fermana, che magari può vincere il campionato, insomma, puoi trovare, sappiamo che è una via un po' più breve, il campionato è un po' più in salita, c'è anche i playoff, però è chiaro, secondo me diventa fondamentale questi quarti di finale con la Siciliana, perché chiaramente passare i quarti anche, è chiaro che a quel punto spesso ti ritrovi anche a fare delle scelte domenicali, lo stesso Zotti domenica era anche lui febbricitante, è chiaro che cerchi anche di, rischiava una bronchite, aveva una grossa bronchite, si sudava, rischiava tantissimo, ho fatto fare solo 20 minuti, oggi insomma Zotti è stato trascinatore, se domenica scorsa giocava e oggi era a letto con una bronchite aggravata, insomma Zotti è importante per noi. Gigi, caviglia gonfia, non è nemmeno venuto, oggi è stato importantissimo, devi stare attento perché sennò poi rischi di rimanere fuori da una parte o dall'altra, quindi cercheremo comunque di schierare la miglior formazione sempre ogni domenica. Anche oggi ho fatto giocare 3 under perché ritengo che Corcelli e Colucci personalmente li ritengo dei grandi. Ecco, lei in Sicilia ha giocato già con il Cerignola da giocatore, poi ha affrontato, se non erro, da il Due Torri e adesso si trova ad affrontare il Tiger Brulo. Che squadra è? Beh, c'è una grossa da parte mia, c'è, onestamente quando ho visto questo accoppiamento lo volevo anche perché quest'anno ci sono state delle cose che Cerignola, quando sono arrivato, Manfredonia che si perde sempre, siamo riusciti a portare via un punto in Coppa Italia e a non perdere, Racale, ci sono piccole cose che il presidente mi ricordava sempre, che abbiamo un attimino sfatato, la stessa Coppa Italia che non si era mai vinta, tante cose, io mi auguro di sfatare questo tabù Sicilia, che è un tabù anche per me perché da allenatore l'ho perso, allenatore al 90esimo, ho perso la Serie D col Due Torri, col Bisceglie, ed è una ferita che è ancora aperta, mi auguro che sia per noi una riscossa da questo punto di vista. Grazie mister.